Bene, la Costituzione ci ha dato la libertà, ma noi siamo sottoposti alla dittatura dell'orologio e quindi dobbiamo concludere questi nostri lavori. E consentitemi solo di fare qualche osservazione sulla dimensione. Noi ci troviamo di fronte a questo compleanno, 70 anni, sono una dimensione storica, una dimensione temporale abbastanza estesa per consentirci di fare un giudizio storico, di interrogarci se i principi e i valori della Costituzione italiana sono ancora vitali e se parlano al nostro presente o se parlano al nostro futuro. Ora, dobbiamo renderci conto che la Costituzione non è frutto, espressione di una mera tecnica giuridica, ma rappresenta, si sviluppa su quella frontiera arida, pietrosa, battuta dai venti della storia, in cui la tecnica del diritto si incontra con la storia, si incontra con la filosofia, si incontra con le principali istanze etiche del tempo. E quindi la nostra Costituzione viene da lontano, ce lo ricordava Calamandrei in un discorso fatto agli studenti, il famoso discorso del 26 gennaio del 55, quando diceva: in questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie, sono tutti sfociati qui, in questi articoli. E a sapere intendere, dietro a questi articoli si sentono delle voci lontane, le voci del Risorgimento, le voci di Mazzini, di Cavour. Ma, aggiunge Calamandrei, ci sono anche umili nomi, voci recenti, e quindi il ricordo della Resistenza. E in effetti la Costituzione è la traduzione nell'ordinamento giuridico dell'annuncio portato dalla Resistenza di una nuova società umana. Carlo Assare ha usato proprio questo termine, una nuova società umana, cioè di un tempo, di una storia nuova in cui fossero risparmiate per sempre alle generazioni future le sofferenze inenarrabili che avevano patito quelle precedenti attraverso le due guerre mondiali, l'olocausto e l'asfissia di una società priva di libertà. E quindi in un certo senso è un patto di amicizia che i padri costituenti hanno stipulato con le generazioni future, con lo scopo di tramandare alle generazioni future un patrimonio di beni pubblici repubblicani che ci è stato tramandato perché noi lo mettessimo a frutto e lo consegnassimo a nostra volta alle generazioni future. Ci hanno già detto tutti quanti quelli che sono intervenuti, in particolare Carlo Assare e Lavalle, che la Costituzione designa è una carta per il futuro, ci ha detto Carlo Assare. In effetti è una carta per il futuro perché rappresenta, ci designa, ci propone un modello di società. È una carta al tempo stesso programmatica e dispositiva. Ci sono, ma parla al futuro e guarda oltre quello che era l'orizzonte del tempo. Pensiamo per esempio al tema dei cambiamenti sociali che si sono verificati nel nostro paese attraverso il mutamento della composizione, il mutamento della composizione del popolo dovuta all'immigrazione. Ecco, il fatto che adesso ci troviamo immersi in una società necessariamente multiculturale. Ebbene, la Costituzione guarda al futuro, questo problema non c'era nel 1947, però la Costituzione ci dà
le chiavi per consentire la convivenza fra diversi, fra religioni, culture e costumi profondamente differenti, e quindi ci offre il criterio di convivenza in una società necessariamente multiculturale. E questo criterio è la laicità, è il bene, il valore della laicità. Questo criterio ci dice che prima di tutti vengono i diritti della persona e che non si può fare nessun bilanciamento fra i diritti inviolabili della persona e le esigenze delle culture, delle religioni e dell'etica. Quindi in questo modo la Costituzione guarda al futuro e ci dà un criterio per consentire la convivenza pacifica fra i diversi. E allora, vedete, qui ci troviamo di fronte a un progetto. Certo, la Costituzione è programmatica, è precettiva e programmatica insieme, ma qual è il programma della Costituzione? È ancora valido questo programma? Questo programma parla al nostro futuro? Ebbene, io credo che oggi come allora, noi abbiamo sempre più bisogno di uguaglianza, di far crescere l'uguaglianza invece che la disuguaglianza, come avviene quando pur aumentando il reddito cresce la povertà. Abbiamo bisogno che il lavoro e la dignità di ogni persona sia posta a fondamento dell'ordinamento, non la precarietà del lavoro e della vita. Abbiamo bisogno che sia salvaguardata la salubrità dell'ambiente, non lo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali. Abbiamo bisogno di una scuola pubblica che formi il cittadino, non di un'agenzia asservita al mercato. Abbiamo bisogno di sanità pubblica universale, non di servizi scadenti e per censo. Abbiamo bisogno di istituzioni rappresentative dove possano entrare le domande, i bisogni e le aspirazioni dei cittadini e non di parlamentari che rappresentino soltanto i loro capi. Quindi vedete, la Costituzione pone a tutti noi, pone alla politica soprattutto, un programma. Ma qual è l'essenza di questo programma? L'essenza di questo programma è che la politica deve diventare di nuovo organizzazione della speranza, deve indicare un orizzonte, secondo la Costituzione, in cui una comunità di uomini liberi si possa riconoscere, nel quale sono istituite l'uguaglianza, la giustizia sociale, la pace, il rispetto della dignità umana. Quindi, in altre parole, deve indicare alla politica la capacità di progettare un percorso verso quel luogo dove, come dice il salmista, misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Grazie.